Oh vai, rieccoci qua alla puntata numero 1. In questa puntata. No, lei che ci fa qui? Aperto, ho detto. Lei entro. Che ci fa? Ma fanno entrare tutti dentro, scusi, Ma lo siamo, ci riprendono? Ci ripigliano e poi ci portano allora, via. Ma ormai è arrivato, si mette a sedere, faccia come gli pare. Allora, vicino anche il microfono. Ma ringrazio di avermi invitato qui. Allora, io non ho invitata, a parte che non ho invitata, lei è forzuta venire. Parliamo italiano in questa puntata, di piacere, non facciamo ignoranti. Forzuto. Oh, allora, Daniele Angeli. Che si dice? Si dice che piove, la gatta non si muove. Infatti. Lei come c'ha il fiume pieno a casa sua? Allora, io c'ho vicino a casa c'ho la Stella, praticamente. La Stella è un fiume che passa da Pistoia verso Seano. Verso Seano e poi va nell'Ombrone. È abbastanza alta la Stella e insomma. Vedo qui un ragazzo, Babbo Natale. Ha portato il regalo. Ci ha portato una birra. Occhio a rovesciarla sui comprute. No, poi mi tocca ripararla a me. No. Fate danni. L'acqua, lei ha avuto l'acqua in casa? No, io per fortuna no. Che tempo sta proprio sotto il ponte, proprio sotto il ponte, perché lui ragazzo non c'ha casa. No, io. Quindi, com'è vivere sotto un ponte con la piena? Ora, io volevo esporre qui i miei disagi, però ormai siamo. Il comune deve fare qualcosa per questo ragazzo. Io ci vorrebbe degli aiuti. Degli aiuti. Mazzanti! Un ombrello, Mazzanti, questo è un appello. Cioè, lo aiuti? Vai, giù, mandami qualcosa. No, si sta scherzando, si sta scherzando. Lui è ricchissimo, fra l'altro. È uno dei più ricchi di Quarrata, quindi. Tra l'altro Mazzanti e chiama sempre a casa il telefono fisso. Sì, ma però basta, perché io forse mi chiama. Piove. Allora, a me mi chiama e lo sai che dice? Sì. È comune di Quarrata. Comunque. Il 22 novembre, lei dove sarà? Io sarò a Casal Guidi. A Casal Guidi a fare Toscana, Maremma, Maiala, show! Siamo insieme, diciamo. Quindi, questo no, venerdì. A Casadrillo, a casa. Toscana, Maremma, Maiala, show. Cosa ci sarà? Ci sarà lo show nostro di Toscana, Maremma, Maiala. E ci saranno dei ritorni, cioè tornerà lo Zingaro. Bravo, tornerà lo Zingaro stressato. Tornerà, dice forse anche il barrista di Baugiano. Io però lo voglio vedere. Io ogni martedì, però può essere un martedì sì, un martedì no, sono alla NOF a Firenze, in Borgo San Frediano, a fare stand-up comedy, monologhi di fare il bischero, fare il stupido. Da solo. Sto scherzando, andate a vederlo perché Daniele è bravissimo. Ricordiamo che Daniele è un attore teatrale, ha recitato film, così anche io. Ho fatto una serie TV con Sergio Forconi. Forconi, ma anche l'americano e la Ludoviana. Ho lavorato anche con Ron Howard, ho fatto il film Inferno. Citi il più grande di tutti ha lavorato. Io cito. Citi. Aspetta, ma qua. Citi quello più bravo. No. Fra tutti, quello più bravo. Io ho fatto un film anche con un direttore della, diciamo, un regista che è Yuri Bellini, non so se l'avete che io non lo conosco, vabbè, è quello forse considerato il migliore del mondo, il migliore del mondo più grande, no ma vedo, a parte gli scherzi, vedo anche la signora Chiara, titolare del Fame Chimica, sta entrando la titolare. Eccola. Oh yeah. Vengi, non ci rispi il faro. Io vedo qualcosa di viola. Ho portato un regalo per Yuri. Ma ragazzi, io vedo qualcosa di viola e un dico altro. No, che spettacolarità! Università. E ma questo faccia vedere alla telecamera. Lo faccia vedere alla telecamera. Lo faccio. Guardi bella. Bellissima, ragazzi. Sì. Come gli americani. Il college americano. Ma spettacolo. Vedi a fare le dirette? Ma guarda, a fare questo lavoro tu bevi gratis, ti regala la roba, tu vai nei ristoranti, ma te se vedo, te lo offro io. È una cosa, e infatti sono grassato 5 kg. Ma ti rendi conto? Lei invece so che va agli ANA a fare giri la notte, per farsi offrire le cose gratis. Ma guardi, veramente. Via, ora si mette. No, e me lo metto perché, va. C'è l'indossamento. Per vedere se mi sta. Guarda là. Va là. Oh, mi sta bene, va là. Aspettavo. Va bellino. Va, a parte gli scherzi. Il nostro film uscirà stasera. Dopo questa serata, alla fine di questa puntata, in diretta uscirà Buhaioli c'è le paste. Il nostro film, avevamo fatto quest'estate, un film molto
molto maccheronico, artigianale, fatto alla maniera nostra, sì, il nostro stile. Tra l'altro c'è un grande attore dentro, che c'è Massimo Antichi. Massimo Antichi è, ha recitato con Benigni, sì, è stato, insomma, ha fatto tanti programmi, Aria Fresca. No, no, è stato uno... Sì, che, e sarà presente, farà una comparsa, una partecipazione straordinaria, non una comparsa, sì, chiedo scusa, una partecipazione straordinaria. Lui ha un ruolo, proprio, un ruolo, e sarà il maestro, sarà il maestro. Grande maestro. Grande maestro. E niente, capito, sicché questo... No, comunque, ora noi, trampolino, si va su 6 di Prato Se. Si andrà su 6 di Prato Se e si leggerà appunto i commenti fra un po', fra un pochino. Prima io volevo far vedere un servizio, volevo mandare in onda un servizio, se la regia ce lo può mandare. Sì. Un servizio che oggi due per due tipi sono andati a fare a un grande ospite. Stasera c'è un grande ospite a questa puntata, che è Davide Pratelli. Sì, un grande cabarettista, attore, imitatore. Imitatore toscano, fra l'altro, toscano, anche lui di Pontedera. Toscano. A 15 anni ha cominciato a girare per le piazze, per le sagre, per i circolini. Poi è andato in televisione, ha fatto una serie di trasmissioni con Carlo Conti. Infatti. Quelli che il calcio, avanti un altro, sarà ora. Tale e quale show che faceva Pippo Franco. Lui ha faceva, fatto Celentano. È un imitatore proprio di quelli forti. E come garbano a noi, come garberebbero a noi. Made in Sud, diverse trasmissioni. Beh, la vita in diretta. I delitti del Barlume, Per Barlume mi pare c'era i Forconi anche. C'era in Moni. Monni, Carlo Monni, la prima edizione, che poi dopo sì, Carlo Monni l'ho vista, Rai 1, insieme a Carlo Conti, e si chiama Domenica In, la vita in diretta, io sto leggendo qui, però ho sentito come si chiama, Davide Pratelli, ragazzi, a voi il servizio, metto qua, diamogli del tè, prego, mezzo a questi due che sfornano serate, vi date da sera, andate, magnate, bevete, fate ride, bisogna, perché c'è da mangiare, sempre. So tutto. Bene, meno male. Ci si chiedeva appunto nel suo personaggio, io ho letto su internet, è partito a 15 anni addirittura, andare, almeno così su internet scrivano, sono 30 anni che io faccio questo mestiere, mestiere da 20 anni, però da 30 anni che faccio serate, mi do da fare un po' come state facendo anche voi, no? Che sì, noi siamo a fare si serate, principia. Si principia. Ecco, io ho principiato, come dicono in Toscana, spesso fra sagre, feste, spettacoli in giro, radio locali, fino a che poi non ho debuttato in televisione a livello nazionale nel 94, un programma in prima serata su Canale 5 con Pippo Franco. Sì. Da lì poi ho fatto altri programmi, ho avuto successo in radio, su Radio 4 dal 99 al 2004, nel 2002 ho vinto il campionato degli imitatori, fino a che poi la popolarità me l'ha data guida al campionato nel 2006, dal 2006 al 2009 nel calcio. Personaggi sportivi. Lo raccontavo prima a lui, quando vidi Carlo Conti, dissi: "Madonna, Carlo Conti, o che ha fatto? Ma è lui, è un po' vecchiano", perché gli era. Poi dopo un po' mi c'è voluto un giorno per capire che era lui che gli faceva l'imitazione. È una cosa proprio veramente divertente. Io ho visto un secondo Mughini. Mughini. Ma dai, ma su infatti. Questo uomo. Sì. Mi immagino la gente per la strada appena la trovano, per dire, a un bar, mi fai questo, mi fai la voce di quello, di quell'altro. Sì, Duval. Questo ci si chiama chiedendo anche noi. Sì, tante volte purtroppo quando mi chiedono sempre le imitazioni in giro e tutto. Succede, a volte. Purtroppo succede, perché se poi non lo fai, allora sei quello che sei a dire, che sei poco carino, così. Sì, però tante volte purtroppo mi chiedono: mi fai l'imitazione di, mi fai la voce di, mi fai quella. Ferma, allora, me, io metto dopo, la io dopo chiedo Carlo Conti e sia, perché i miei preferiti. Lui io no. A parte di io chiedo. Di Sica me lo dovresti manco chiedere, perché mi viene naturale. Ecco. I Conti ti posso dire, guarda, ti posso dire questa cosa, cari, voi siete in Maremma Maia. Maremma Maia. Quante volte l'ho detto. Io invece, se posso, volevo chiedere se c'è un personaggio di riferimento, un comico di riferimento, diciamo una persona che
cosa ha dato, diciamo, la spinta? Ma riferimento fra gli imitatori, ti posso dire, vabbè, io sono cresciuto con Sabani. Ah, certo. C'era Sabani, Sabani, Moschese, poi ci metti anche Alfredo Papa, che comunque sono stati personaggi che quando ho cominciato io negli anni Ottanta erano protagonisti in televisione. È chiaro che ti rivedevi in lui, cioè questi personaggi volevi che perlomeno somigliare l'1% di questi grandi imitatori. Però ecco, la mia guida, diciamo, spirituale, tanto per far dire, la guida un po' artistica, è sempre stata De Sica. Cioè, De Sica è sempre stata una parte di me, proprio nel suo essere showman, attore, e forse io sono la parte mancante sua, perché lui non fa le imitazioni e io sono l'imitatore. Lui è tutto, lui è cantante, ballerino, esatto, è showman, però gli mancano le imitazioni, allora quello ci penso. Si potrebbe pensare uno spettacolo insieme bellissimo, magari. E che tecnica, perché per un allenamento ci vuole per fare un personaggio, non so, allo specchio, a casa, oppure in macchina, come si allena? Allora voi, quando avete cominciato, no? Sì. Questa attività che fate, che andate, che voi fate web, youtuber? Sì, sì, un po'. Sì, diciamo. Come è nata? È nata in maniera spontanea. Fate conto che a me con le imitazioni, io avevo 15-16 anni, cominciai, prima già le facevo in famiglia, cominciai in maniera spontanea. E sentivo questo amore di fare queste imitazioni, di farle proprio per il pubblico, per far divertire la gente. Ecco, da lì questa spontaneità, il personaggio che io cerco di andare a prendere, questo e quest'altro, cerco di capire, di percepire subito se lo prendo, no? Poi se vedo che non lo prendo, lo lascio perdere. Però se vedo che lo prendo, Quanti personaggi in totale? Hai fatto perché si diceva che tu di lei, io sa ragiono un po' maccheronico, del tè, come si diceva prima. Sì, ma lo sai, non me lo ricordo. Se ne sono parecchi, allora. Diciamo tanti. Quanti anni avete voi? Ma io 36. Io 37, sì, che siamo lì via. D'acqua nei passaggi. Diciamo qualcosa di quelli che ho fatto nella storia e tutto, sicuramente di più sono più vecchi di voi. Cioè, la quantità di personaggi. Poi bisogna vedere. Tante volte bisogna vedere poi come li fai, no? Perché alcuni li fai meglio, alcuni li fai peggio, insomma, dipende. Ciccio Graziani, io sono di Maccherini, tutte le volte ho sempre un dubbio, ma sarà quello vero, sarà quello finto? Davvero, Ciccio Graziani. Sai, questo dubbio l'ha avuto anche la moglie. Sì. E una volta ci siamo incrociati e ho detto: ma io sentivo qualcosa di diverso, però potrebbe essere anche una strategia, una strategia per andare al giro e spacciare, magari per scherzo, però, io lo farei subito, andare per i ristoranti, sono De Sica, vorrei mangiare gratis, magari. No, prego, lei faccia come se fosse a casa sua, rimani. Però io l'ho fatto una volta uno scherzo, non so se voi vedete. Ho fatto una volta uno scherzo a un ristorante con la voce di un altro che ci portava sempre a questo ristorante. Ovviamente non faccio nomi perché allora andavamo, ero io con degli amici, andavamo a questo ristorante a mangiare. E si telefona e loro ci dicono: no, guardate, purtroppo mi dispiace, ma è tutto occupato. Allora io faccio, dico: ragazzi, facciamo una cosa, io chiamo con la voce di quello che ci porta sempre, che lui conosce, no? Era uno che conosceva bene. Io vado con la voce sua, vediamo se c'hanno posto. Chiamo e io faccio la voce di questo, dico: oh, ascolta un po', sa, parlava così, sono quei ragazzi che vengono sempre con me, glielo trovi un posto, un buco, e mi vai tranquillo, non ti preoccupare, ci penso io. Dico, senti, a volte le conoscenze, dice una invece è vero, bisogna avere le sistemazioni giuste. Allora tu pensavi che mi fermassi qua? No. Mangiamo antipasto, primo, secondo, due bottiglie di vino, un bel dolce, ci scoliamo tutto. Alla fine eravamo lì, non lo so, sarà stato qualcosa. Intuizione geniale. Che cos'è il genio? Fantasia, intuizione, no? E poi bisogna avere la capacità di esecuzione. Telefono.
Allora fai conto, come siamo in un ristorante, sì, noi eravamo abbastanza defilati, quindi dalla cassa, dove c'era anche la reception, non ci vedevano. Allora vediamo, c'erano i telefoni a quell'ora. Non erano, c'era WhatsApp, non c'era niente, però il telefono, il telefono c'era. Sì, 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 sì. Ah, si chiama a un certo punto, detto, vediamo, mi nascondo un po' se tante volte. Allora ritelefono con la voce di questo, sì, e gli dico: oh, ascolta un po', a quei ragazzi, non ti preoccupare, poi ci penso io, pago io. Va bene, va bene. Certo. A quel punto che cosa fai te? Vabbè, si è fatta sporca. Che si fa rimorso di coscienza, si paga, non si paga, si paga. Allora prendo, parto, vado, si va lì alla cassa, e io tiro fuori il portafoglio insieme ai miei amici, il gesto, il gesto, no, il gesto. Ragazzi, ragazzi, tanto di farlo indietro siamo sempre a tempo. Allora voi non ci crederete, no, questi erano incazzati, dicevano no no, perché ma poi lui si offende, andate non dovete pagare, andate pure. Se l'ha detto lui, noi allora, siamo usciti, molto, allora infatti. Noi, allora, in quel ristorante io non ci ho messo più piede da meno 25 anni. Ma neanche la persona, quella lì, la quello non lo so, perché sai, magari è stato, diciamo, non credo nemmeno l'abbia più incontrato, perché era una persona che si vedeva ogni tanto. Ah, vabbè, senti, allora, aneddoti, no, divertente, veramente grandi. Noi direi, ci siamo. Io volo, ora, appena cosa, ci portano le pasta asciutte, no, via. Sì. Una cosa volevo sapere, se avevi avuto un percorso, diciamo, di, anche di formazione, cioè, diciamo... scolastico, a livello settore attoriale comunque. Ma guarda, io ho fatto qualche corso, breve corso, ma io sono stato molto fai da te, e ho fatto soprattutto, ho percepito le cose da rubando dalla televisione. Certo. Io quando ero ragazzo guardavo tantissimo varietà, le commedie all'italiana e il varietà, le guardavo tantissimo. E devo dire, poi, per capire certe tecniche ho fatto sia un breve corso di canto che di recitazione con due amici, con due persone straordinarie, però prevalentemente, diciamo, ho sempre fatto, specialmente nelle imitazioni, ho sempre fatto tutto da solo, l'autodidatta, tanto o se uno ce l'ha nel DNA, nel sangue, no, poi devi percepire, devi guardare ovviamente chi ne sa più di te, chi ha più esperienza di te, per percepire. Ci sei un bel pubblico di ragazzi, dici, ma non solo ragazzi, anche gente anziana. Certo. I toscani sono all'estero e magari sentono parlare in vernacolo e si ritrovano. Ora una signora qui fuori sarà lì a aspettare, cioè, ma voi siete che io vi seguo su Instagram, così. Io volevo spacciare la voce, ma dai, c'è dentro Ciccio Graziani, la gente passava per Pistoia, sarà dietro, che con gli occhiali è veramente dentro. No, poi, no, se ti racconto un aneddoto di Ciccio Graziani, io ero a Roma, salgo sul taxi, io mi siedo dietro, così, sì, mi siedo, tranquillo, io già pago una cosa recente, qualche anno fa, sto tassista mi guarda, oh no, volevo farle una domanda, mi dica, ma è proprio lei, proprio quello, io sa, dico, certo, sì, sono io, sa, a volte indosso gli occhiali, a volte le parrucche, a volte quelle, quindi questo mi guardava. Le parrucche, diceva. Sì, sì, diceva questo, no, ho capito, mazzo, proprio, ragazzi, quando ci stava lei in televisione, quando lei faceva questo, lo so, visto i programmi ci stava lei. No, ma anche a parlare di calcio, certo, sì, è vero, anche a parlare di calcio, anche lì facevo le parodie, e tutto. Ma che ne pensai del calcio d'oggi? Io, ma il calcio d'oggi, sai, sti giocatori che prendono tanti soldi, lo so, troppo viziati, troppo romani, e poi mi fa, e lì è stato il massimo. E poi mi fa, non è come ai tempi di quando giocava lei, che lui ha preso per Graziani, nonostante io anni di carriera, televisione, invece, trasmissioni, tutto, ma ha preso per Graziani. Arrivano più personaggi, lo so, è la condanna di noi imitatori. È una cosa, l'imitazione è una cosa affascinante, perché tu senti parlare una persona, anzi, io preferirei ad avere Carlo Conti qui accanto, proprio, cioè, fa impressione, perché è sempre certo. La voce
se ti... Sì, conosci quella, e Maria quella, infatti. Sì. Bacio, anche con gli amici si sarà divertito a imitare anche gli amici, per dire ragazzi, specialmente. Ma pensa, io giocando a calcio facevo tante volte le imitazioni negli spogliatoi dell'allenatore del compagno di squadra. Era la gavetta da ragazzino, con le prime esperienze. Con anche a scuola, con compagni di scuola, i professori, il preside. Voi lo guardate in televisione del collegio? L'ho visto, io guardo poco televisione. Allora, il collegio, io sono andato dietro la spontaneità, quando ti guarda il collegio su Rai 2, e io faccio l'imitazione del preside. Quando dice che lei fa, lei ha copiato il compito. Lei è espulsa dal collegio, cioè, pelato come me, detto, questo c'ha un po' l'accento, un po' sardo, un po' siga, mi ricordo. Sì, proprio lei è espulso dal collegio. Dai cazzo, ora lo voglio guardare perché a casa mia non si prende la Rai. Ah, ecco. Ora l'altro giorno ce l'ho fatta, e allora io da guardare il canone, lo pago, ma non c'ho l'antenna. Ho da guardare le telecamere, c'ho pacchi e non posso guardarli, c'ho Carlo Conti, c'ho sono i vignoti. Io tutte le sere a casa mia gli è una gara, chi vince. Io indovino sempre comunque la parte finale, diciamo così. Arrivo sempre alla fine. Buhaioli. Belli. Grazie a tutti. Allora, intanto Davide Fratelli, un saluto, veramente un grazie da Pistoia. Pistoia. E tutto. E Dugnosa, come si direbbe? Dugnosa. Si è fatto la fusione Pisa e Pistoia. Pisa e Pistoia, ora la vogliamo fare. Sempre Pisse. Via. Ciao, ciao, alla prossima. Prossima. Veramente grazie. Grazie a voi. Con Stefanino, Oh vai, rieccoci qua. Ma chi erano quei due l'hanno intervistato? Allora, senti, io quello più basso, guarda, bravissimo. Quello più alto è quello, diciamo, quasi malato, con la barba. Lui si vede un DS 100-100. Ma io, no, io mi sembrava quello grasso, basso e grasso, ed era un po' strano. Sì, allora quell'altro era più strano. Quell'altro si vedeva, era che era, secondo me, vabbè, comunque. Pane e merda. Oh, eccoci qua, siamo ritornati dopo la pubblicità. Ragazzi, qui c'è della gente, c'è dei balordi, c'è gente balorda. Questi come minimo dalle facce vengono da Campi Bisenzio. Perché sento odore di pecora, no, sto scherzando. Odore di pecora nel senso di quella buona. Io vengo direttamente da Angiolino, proprio. Da Angiolino, ragazzi. Che pecora la fa Angiolino? Cosa vi sei venuto a fare in questa trasmissione underground? Siamo venuti a presentare il nostro programma che andrà in onda, è andato già in onda la prima puntata oggi su Radio Campi. E il programma si chiama I Tremendi. E condotto da lei che sta parlando, è il conduttore. Sì, io insieme a quello dietro a me, che è dietro soltanto in questo caso mentre siamo a sedere. Ma c'è il capo grosso, mi si vede. Si farà una zoomata direttamente. Quindi allora, per sentirvi in questa trasmissione, da che ora? Ce lo ridì. Dalle 18.30, sintonizzandovi sulla pagina Facebook di Radio Campi. O dei Tremendi, anche ora cercheremo di muoverci anche indirettamente. E nulla, dalle 18.30 alle 19.30 ogni lunedì. In realtà poi andiamo a oltranza, perché anche oggi abbiamo sforato di mezz'ora, perché poi ci facciamo prendere un po' dagli ospiti. Tra l'altro qui c'è l'ospite. Addirittura ho saputo oggi c'era Celentano ospite. C'era Celentano. Ha finito ieri Adrian e ha trovato il buco per venire da noi. Poi a casa ci credono davvero e la gente me la dice, ho visto c'era Celentano. Via, perché se no... Infatti sono accompagnato da due maestri, perché mi devono dire un pochino come stare davanti alla telecamera. Da The Tutor. No, poi il cappellino dei Ghostbusters, ragazzi. Ragazzi, dimostra la mia telecamera. Dimostra la mia verginità. Guardando assolutamente sopra, bravo, ottimo, veramente. Lo guardavo come l'abbiamo fatto. Il cappellino è per denotare la mia verginità latente, ragazzi. Quindi 34 ancora va perso. Allora, c'è uno anche per me. Quindi, allora, la prossima trasmissione sarà lunedì
lunedì. Il tema sarà gli haters. Haters. Quindi per parlare degli haters, noi che siamo degli scappati di casa e non sappiamo effettivamente qual è il fenomeno degli haters, non abbiamo avuto a che fare, chiederemo a due esperti, uno esperti, appunto qui, è Nicola. Nicola. Un altro, io sa. È quello di Andrew. Ma io sono lei terzi o sono quelle subisce? Io sono quelle subisce. Insomma, l'argomento saranno i frustrati che tendenzialmente, non avendo un cazzo da fare nella vita, si divertono a offendere chi si è inventato un lavoro tendenzialmente. E chi guadagna da un lavoro? E chi guadagna da quello che è il lavoro, perché facciamo questo di lavoro? Perché non abbiamo voglia di fare niente e quindi per l'appunto. Non la tendenzialmente il nostro viene visto come un passatempo fondamentalmente. Sì, è un passatempo. Il lavoro per la gente che o tu va in fabbrica per dire certo. Carriere fantali, ma l'ho fatto per vent'anni anch'io, sentire. Anch'io, la cosa che non va concepita. Ride, gode. E quindi nulla, parleremo con loro, chiederemo un po' come affrontano il fenomeno, se lo ignorano, se lo affrontano. Ora Yuri ha già anticipato che li affronta a petto duro, però ultimamente ti blocchi via, torni anche a rompere i coglioni. Poi ti porto a casa, menagli. Ma no, allora prendiamo a me, c'era uno. Per dire, poi questa gente ti vuole ammazzare, ti vuole... Io e 10 anni c'ho da pagina, sono ancora qui. Quello spoiler per la puntata dopo, tra l'altro. Volendo sì. Ne approfittiamo magari per annunciare, per un argomento un pochino più delicato, Diciamo che stiamo correggendo il tiro. E parleremo appunto la prossima degli haters. E la terza puntata sarà incentrata sulla legalizzazione delle droghe leggere. E oltre a questo si parlerà anche dell'ondata, del fenomeno dell'erba legale. Esatto. Cioè di come in Italia, da una chiusura mentale piuttosto retro, siamo finiti ad avere store che vendono non solo, anche tutti i derivati con la quale... Diciamo che, ora a parte gli scherzi, il fatto del fumare, della fiorescenza, no? Sì, è una cosa marginale. In realtà questo prodotto qui ha dei benefici, mi ha detto una persona che può vivere... La canapa è come il maiale, non si butta via niente. Considera una cosa, ma la figa anda via. La figa dalla quinta puntata. La quinta puntata ci affidiamo sempre allo Spicciani per avere un po' di livello. Di reazioni e io purtroppo me la sento di portare. Allora, Bucaioli, siamo giunti quasi ai termini di questo step, perché vedo che siamo su 10 minuti. Quindi, conclusione. Conclusione, allora nulla, sentiteci per favore, ascoltateci e portate la figa dell'erba. Noi siamo a Poggio a Caiano e se ci portate un po' di figa vi facciamo venire in studio a dire qualcosa. E un po' di sole, perché se fio a Poggio a Caiano sei un po' in... non è Radio Campi. Appoggia Caiano. Appoggia Caiano perché qui ci sanno scuppe. Ci hanno sfrattato. Qui ci sanno scuppe. No, ma sai perché? Perché c'è sta la quarta, o il disegno, sai di sao, sì, c'è sta la quarta. Sarà, sì. Vai. Ciao. E andiamo avanti con la trasmissione. Ma c'è Sei di Prato, sì? Ora c'è Sei di Prato, sì. Lei va mai su queste... Perché io la sera... Ogni tanto ci... Ma lei parli, io... Io ogni tanto voglio vedere, perché c'è dei personaggi che si può prendere spunto per delle situazioni comiche, perché c'è della gente che scrive veramente cose assurde, cioè... E mi sono collegato ora, proprio ora, sono andato io, sono andato in internet... E non mi girava, ho detto alla fine mi hanno fatto il coso, mi hanno messo via tu giga, non c'entra, non ci dà. Ho messo nell'altro, ora gira, mi gira. Ma ci vuole giga, ci vuole. C'è un giga, ma difende il giga, perché non tutti i giga vanno bene. Ma i giga, è lo giusto. No, giga sono quelli, capito? I giga, ma se non ti gira, ma ci vuoi mettere la caduciga, ci vuoi mettere la caduciga, ma se non ti gira... E non ti gira. Allora, su Sei di Prato, se l'altra volta si è letto Sei di Guarrata, se... Sei di Vergai, 48 membri, insomma. 48 membri, ragazzi, via, rifigliati. No, sono io il pubblico. Ah, guarda chi è. Questo cagnino è sempre ai bar la sera. No, davvero. E saluto anche i miei amici di Buon Caffè di Vergai. Un saluto ai Buon Caffè di Vergai. Sono simpaticissimi. Ma poi fanno delle periscene bellissime. Sono bravi. Tutti i ragazzi, il gruppo, che io saluto. Sei di Ham. Forse Sei di Ham. Comunque su Sei di Quarrase non ci si sbaglia, Lì qualcosa c'è. Qualcosa c'è sempre. Sei di Quarrase. Scusate, ma vi funziona internet? Perché io con la hop voce...
che a me è un mi va, grazie. Gli è sempre per le altre volte. Ma senza punti interrogativi, cioè questa è tutta una frase. Tutta una frase, capito? Scusate, ma mi funziona internet con cop voce, visto che a me non mi va, grazie. Vabbè, si capisce. Si capisce, però. Però, ma insomma, vai, vai all'essere lunga, allora, via, infatti, alla hop. Sì. Scusate, ho qui però che tu coglioni, ma sembra vero, E sono a casa dei miei amici e si sta preparando il risotto con funghi. La ricetta dice un pugno a testa, qui ormai c'è una rissa. Hanno... È una battuta! Aspetta, si fa la finta. Sì. Allora, recitazione. No, sì. Che fai, quello di riso te la racconta a me? Te tu la racconta a me, sì. Facciamo. Oh, lo sai, ieri sei a casa di un mio amico e si è fatti di sotto. Ah, oh, sì. Un macello, botte e schianti, roba da orbi. Perché? Dice un pugno a testa la ricetta. Però così è già più bellina. Sì, già. Questo è un disagio. Questo è un disagio. Però perché c'è cuoricini? Ecco. Posti con cuoricini. Perché poi la cella l'ha già vista, gli hanno messo fuori. In via casa i magazzini da giorni lampioni sono spenti. E taggano il sindaco. Sì. Allora, bucaioli, siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Dopo Yuri Bellini Show andrà in diretta su Toscana, Marino Maiale, anche su questa pagina il Bellini. Bucaioli c'è le paste, il nostro film girato quest'estate, diciamo, un po' fa Prato, Quarrata, Firenze, Pistoia. Ci siamo divertiti a fare questo cortometraggio che dopo sarà pubblicato sulla nostra pagina. Poi, allora, Davide Pratelli, ospite ancora, grazie, veramente un grazie, ringraziamo chi ce l'ha mandato, quindi anche la Vega Star, Stefano Pertruzzi, ringraziamo il Fame Chimica che ci dà il luogo per fare questo, il posto, diciamo, per fare questa trasmissione, e ringraziamo anche Daniele Angeli, ringraziamo i ragazzi del Reg Monk. Ragazzi, ci si vede, allora, intanto già una cosa me la sono scordata, tutti i lunedì dalle 21.30 alle 22.30 ai Fame Chimica registreremo, diciamo, queste puntate di Yuri Bellini Show. Ci si vede martedì prossimo. Bucaioli, c'è le paste. Valerio! Dove è Valerio? No, Valerio no, stasera non l'ho trovato. No, Valerio no, stanotte ho cercato. No, Valerio no, stasera non si può. No, Valerio no, stanotte in due sia. No, Valerio no, stasera non l'ho trovato. No, Valerio no, stasera chi che può. E se tu sei una